Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un argomento, di un problema veramente, che mi ha afflitta per 2 anni e mezzo. E questo problema è quello dell'inappetenza del mio cane. Sono andata a parlare con diverse persone esperte, come l'ho fatta, tra virgolette, esperte di questa cosa, e mi hanno tutti quanti detto: è colpa tua perché tu vizi il tuo cane ed è colpa tua perché nessun cane è inappetente, è sempre colpa del padrone. E io così. E in pratica mi hanno detto che si fa in questo modo, e cioè prendi la ciotola, la dai al cane, la lasci a sua disposizione per 15 minuti, non di più. Se il cane non l'ha mangiata, tu fai sparire la ciotola, gliela togli e gliela ridai al pasto successivo. Quindi il mio cane, ad esempio, che mangia 2 volte al giorno, se a pranzo non mangia, togli la ciotola, gliela ridai a cena. Se dopo un quarto d'ora non l'ha mangiata, tu gliela ritogli e gliela dai il giorno dopo a pranzo. E così via fin quando lui non mangerà. Perché nessun cane si lascia morire di fame, quindi stai tranquilla perché la colpa è solo tua, se il tuo cane fa capricci. E io così. Ah, ok. Quindi ho provato a fare questa cosa. Risultato: il mio cane sembrava l'esorcista, vomitava succhi gastrici e stava malissimo. E io, disperatissima, dicevo: che cosa devo fare? Cioè, devo continuare così per giorni e giorni fin quando il mio cane non muore di fame? Perché tanto nessun cane si lascia morire di fame, però intanto il mio era sulla buona strada per riuscirci. Comunque, fatto sta che io inizialmente appunto volevo fargli fare una dieta a base di cibo secco, quindi crocchette, e mi ero anche informata su quali erano le crocchette migliori. Sapevo le percentuali che dovevano avere più o meno per essere buone, e alla fine le migliori 3 anni fa erano N di Farmina, Monge, Acana. Acana alcuni dicevano che sono le migliori. Altri dicevano che sono troppo proteiche, non so chi avesse ragione. Alla fine io ho scelto ND Farmina, e però oggi non so, oggi ne sono uscite anche altre marche, quindi non so se sono tuttora le migliori. Fatto sta che queste ND Farmina non avevano, diciamo, appetizzanti, non avevano schifezze all'interno, e quindi per il mio cane mi sa che non era una cosa positiva il fatto che fossero salutari, eccetera, eccetera. Infatti non gli piacevano e non le voleva. E allora io che cosa feci dopo che il consiglio degli esperti era andato male? Anziché toglierla dopo un quarto d'ora, eccetera, eccetera, ho deciso di lasciare la ciotola piena di crocchette a sua completa disposizione, sempre. Ed è una cosa sbagliata, teoricamente, però io facevo così e tipo ogni 2 o 3 giorni il mio cane si mangiava quelle crocchette, quindi diciamo, prima o poi le mangiava. Però in quei 2 o 3 giorni che non toccava le crocchette, di sicuro non potevo lasciarlo a digiuno. Quindi gli cucinavo, gli facevo il pollo, il tacchino con il riso, le verdurine, cercavo di fargli comunque una dieta bilanciata, ho visto un po' cos'è che il cane può mangiare, e quindi gli facevo questo piatto con il riso, il pollo, la verdura, ogni tanto gli davo l'uovo, ogni tanto gli davo la ricotta e cose di questo tipo qui. Il problema è che il mio cane, ok, mangiava, quindi non vomitava e non moriva di fame. Però, perché lui è stronzo, si scartava soltanto la carne e lasciava tutto il resto. E se io amalgamavo bene in modo tale che non potesse scegliere solo la carne, ok, lui lasciava tutto lì. Se le crocchette, se le lascia, gliele posso ridare anche tra 3 giorni. Il cibo cucinato, se me lo lasci, io poi, siccome va male, lo devo buttare. Quindi io avevo cucinato, avevo frullato la verdura, eccetera, eccetera, e dovevo prendere il piatto, e buttarlo nella spazzatura. Quindi diciamo che non era proprio il massimo.
Allora, succede che a lungo andare questo mangiare solo quello che diceva lui, cioè carne, a parte che era magrissimo perché la sua dieta era solo proteine, quindi non poteva mettere su ciccia, e poi inizia a fare i bisogni bruttini. Quindi a un certo punto contatto una dottoressa nutrizionista per animali. La contatto e mi faccio prescrivere una dieta appositamente per lui. Gli ho detto tutto quello che c'era da sapere sul mio cane, quindi il peso, la razza, quanta attività fisica faceva, tutte queste cose qua. E lei mi fece questa dieta. Questa dieta era super equilibrata per un cane. Ogni giorno lui, tipo il lunedì, doveva mangiare questa cosa, martedì quest'altra cosa, eccetera, eccetera. Aveva anche un giorno detox in cui non mangiava carne, ma mangiava solo uovo e ricotta oppure mozzarella e tutte queste cose qua. C'era anche un giorno, no, forse 2 giorni a settimana, doveva mangiare anche le frattaglie. Per una persona che non mangia carne, andare a preparare le frattaglie, cioè vi giuro che il mio stomaco era messo a dura prova, però io per lui ero disposta anche a questo. E quindi in pratica cioè, questa dieta era sì equilibratissima, sì perfetta per i cani, sì salutare, ma punto primo, io stavo ore al supermercato per reperire tutto quello che mi serviva, ore a casa per pesa quello, frulla quell'altro, congela, fai le varie porzioncine, poi dovevo scongelare, cucinare, insomma, di tutto e di più. Allora, io ci tengo a precisare, perché comunque è giusto che lo dica, che questa dottoressa, che è la dottoressa Barera, è super super brava, apprezzata dalle persone che comunque segue, e ha un gruppo Facebook che si chiama Alimentazione a quattro zampe, dove tutti comunque si trovano bene con lei, con la sua dieta, e dicono che non è così difficile, che col tempo ti abitui e non ti viene così difficile preparare queste cose per il tuo cane tutti i giorni. Per me invece, forse sono io che non sono, cioè non lo so, fatto sta che per me invece, cioè ci stava un sacco di tempo e non era per me tanto facile far seguire al mio cane questa dieta, però se avesse funzionato io con tutto il cuore l'avrei fatto, io per il mio cane farei qualsiasi tipo di sforzo, diciamo, però il problema era sempre quello, e cioè che il mio cane, che è stronzo su questo punto di vista, mangiava solo quello che diceva lui. Quindi, se gli amalgamavo anche le cose che non gli piacciono, gliele amalgamavo, mi lasciava tutto. Ogni tanto mi lasciava tutto a prescindere perché gli girava così, e continuava a fare i bisogni strani, continuava a mangiare solo proteine perché mi lasciava tutto il resto. Perché comunque ogni pasto era bilanciato, quindi oltre alla carne c'era tutto il resto, ok? E questo è quanto. Però io non avevo altra scelta, avevo anche pagato per questa dieta. Non avevo altra scelta e continuavo a fare così. Ragazzi, succede che a un certo punto andiamo a vivere tutti assieme con Roxy, che sarebbe un cane di taglia medio-grande che mangia crocchette oasi. Crocchette ovviamente non mini, crocchette per cani della sua taglia. E un giorno Uncino, con la sua ciotola piena di cibo cucinato, anziché mangiarsi quello, rubava i croccantini di Roxy. Cioè, una cosa veramente, io sono rimasta scioccata. E quindi li ruba oggi, li ruba domani. A parte che per fortuna non ha avuto problemi di stomaco, perché di solito quando si passa da un tipo di dieta ad un altro, ma anche quando si cambiano soltanto marche di croccantini, di solito i cani stanno male di stomaco. Invece lui non ha avuto problemi.
problemi assaggiando anche le crocchette di Roxy. E quindi per un periodo lui rubava le crocchette di Roxy, quando a un certo punto mi sono detta: ma queste crocchette sono più grandi della sua bocca. Gli compro le stesse identiche crocchette, però più piccole per cani di taglia piccola, va bene. E per un periodo il mio cane aveva quelle crocchette Oasi sempre a disposizione e le mangiava un po' di più e un po' più volentieri rispetto a quelle Farmina. E però gli cucinavo sempre il suo cibo. Da premettere che la dottoressa Barrera sconsiglia proprio fortemente fare un'alimentazione sia di umido sia di secco, perché hanno dei tempi di digestione diverse e quindi ai cani non fa bene mangiare sia secco che umido. Dovremmo scegliere o quello o quell'altro, né diciamo nello stesso pasto, quindi fare crocchette mischiate a carne per dire, né fare tipo mattina carne e sera croccantini. Non si può fare, bisogna scegliere soltanto un tipo. Però io, cioè, mi dispiace che non mangia in maniera salutare, però non sapevo più cosa fare, perché comunque tanto le crocchette a Roxy gliele rubava lo stesso, e perché comunque anche mangiare solo carne non gli faceva bene, perché un cane ha bisogno, oltre alle proteine, di tutto il resto. E i cani sono onnivori alla fine, ecco. E a un certo punto succede che dopo quasi un anno che il mio cane mangiava così, succede che dovevamo partire e quindi io non sapevo come fare a cucinargli, a portargli dietro il cibo, eccetera. E quindi ho detto: sai che c'è? Io gli compro una scatoletta. E gli presi quella della Oasi. Poi quando arrivai lì, ho mischiato la scatoletta ai croccantini, ho fatto tipo una pappetta. Sbagliatissimo, lo so, però io ormai ci ho rinunciato a fargli seguire al mio cane una dieta sana, perché il mio cane è cocciuto su questo punto di vista, le cose sane non le vuole purtroppo. E quindi io ho fatto questa pappetta, gliel'ho data, niente, scioccante. In pratica se l'è divorata. Cioè, quasi non masticava, ingoiava direttamente, sembrava un aspirapolvere. Non l'ho mai visto mangiare con tutta questa voracità. Scioccante. E quindi, da quel momento in poi, io che cosa faccio? Compro sia le crocchette Oasi, sia l'umido, le scatolette, però non solo Oasi, perché ho notato che se mangia la stessa cosa per più tempo si stufa. Quindi io vario, prendo le marche tutte diverse, gusti tutti diversi, e lui si fa i suoi due pasti con croccantini mischiati alle scatolette. Io in pratica le scatolette quelle piccole gliele divido tra pranzo e cena, e invece le scatolette quelle più grandi gliele faccio tipo in quattro, quindi pranzo, cena del giorno dopo. E vado un po' a occhio con le crocchette, nel senso più o meno diciamo metà crocchetta, no, forse più crocchette che scatolette gli do. Comunque sempre ad occhio, perché l'importante è che queste crocchette siano sporcate con questo umido e lui si divora tutto. E quindi sì, alla fine ho risolto il problema, perché il mio cane finalmente ha messo su la ciccia. Dopo 3 anni finalmente vedo il mio cane con un po' di ciccia, che era il mio sogno vederlo con un po' di ciccia. E mi fa i bisogni perfetti, sta bene, non ha nessun tipo di problema. Al momento è sano come un pesce. Mi dispiace che non abbia funzionato con qualcosa di più salutare, ma sono contenta perché comunque ho risolto il problema, perché alla fine vedere il mio cane che mangia, vedere il mio cane in carne, eccetera, eccetera, a me rende felicissima finalmente, tipo il mio sogno si è avverato. E quindi sì, questo. E niente, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di tutta questa cosa e le vostre esperienze con cani inappetenti. E
Io veramente, cioè, sono consapevole che sia sbagliato, ok? Però sono anche consapevole di averle provate tutte, quindi va bene così e mi accontento di vedere il mio cane che mangia, anche se non proprio la cosa migliore del mondo. E niente, se questo video vi è stato utile, lasciatemi un bel like e ci vediamo al prossimo video.